Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi SnowRunner. Siamo tornati al garage e dato che siamo passati di livello, stavo controllando se avevamo qualche aggiornamento upgrade per la nostra bellissima Jeep, per il nostro bellissimo pickup. In questo momento montiamo i 38S3, ma abbiamo sbloccato i 38OS1, che sono da fuoristrada, infatti sono massicci e andremo subito a metterli. Però non so la differenza. 1, 2, 3, 38. Ah, voglio quelli più grossi che ci sono, grandi. Il traino, come sempre, non riusciamo a sbloccarlo. Il blocco differenziale non c'è, ce l'abbiamo già fatto. I portapacchi, bello questo qua. Questo ci piace, e la presa d'aria. Vediamo se abbiamo sbloccato altri paraurti o cose strane. No. Tettuccio. Abbiamo i clacson esterni, che sono veramente brutti. Ah, possiamo... Ah, no. Ah, possiamo fare le combo. Questi. Io voglio questi. Il grado 9. Perché i clacson... Volendo li possiamo installare, ma sono terribili. Ma li mettiamo. Facciamo una tamarrissima. Noi ci abbiamo con lo standard. Questo o questo. Questo è molto più bello esteticamente, Cioè questo qui è esteticamente è molto più bello di questo. Questo è proprio da bullbar, ma non lo so. A me piace così. Come cerchi, mettiamo gli OS2, che ci stanno, e siamo pronti per partire. Usciamo dal nostro garage, accendiamo e si parte. Ah, quelli sopra fanno luce, sì. Bene, adesso abbiamo molte più luci. Allora, la nostra missione di oggi è andare a sbloccare questi due avamposti. Allora, vediamo un po' quale strada riusciamo a fare meglio. O facciamo questa e poi da qua ce ne andiamo di là. Qua c'è un ponte di legno da sistemare, signori, Lo dovremmo sistemare subito la prossima volta, quindi facciamo così. Io direi, dato che siamo qua, ci facciamo la solita strada nel nostro percorso. Esatto, andiamo qui. Forse è meglio col mouse, se no diventiamo pazzi. Poi capatina qui dal benzinaro e andiamo qua. Perfetto, così passiamo anche dalla città. Proseguiamo. Allora, mettiamoci comodi perché sarà un viaggio lungo, pieno di insidie. Ma adesso abbiamo i nostri nuovi copertoni. Ci rendono un pochettino più aggressivi, diciamo. Questi sono proprio da fuoristrada, quindi... Certo, sarebbe meglio avere quelli da fango, ma... Non li abbiamo ancora sbloccati. Quindi andremo con questi. Questi sono proprio da fuoristrada. E abbiamo già spaccato qualcosa. Adesso vedremo come si comportano. Beh, devo dire che forse erano meglio quelli di prima, Non lo so, vediamo un po'. Sto cercando di passare apposta nel fango per capire la differenza. Però non si sta comportando male, Considerando che prima qui slittavamo di bestia, andavo veramente male. Occhio a questo palo qua. Ok, togliamo il 4x4 che non serve. Vediamo che velocità raggiungiamo. Ci dà 45 km/h. Sì, di quarta. Ok, parliamo nel fango. Frena spudoratamente.
che è. Qui c'è il fangone, lo proviamo, testiamo la nostra macchina. No, dai, va molto meglio. Anche quest'albero qui che prima ci dava un po' fastidio, lo passiamo tranquillamente. Sì. Vediamo queste rocce. No, le passiamo molto, molto, molto più agilmente. Ottimo, ottimo, ottimo. Fatemi sapere nei commenti quali sono secondo voi i pneumatici. State giocando il gioco, quali sono secondo voi i pneumatici migliori oppure no, oppure quelli più scarsi, se questi vanno bene o meno. In teoria dovrebbero andare bene, anche perché sono da fuoristrada, quindi dovrebbe essere un pochettino entrambi, fango e fuoristrada. Magari quelli da fango sono ancora meglio. Sicuramente non per il ghiaccio, dato che nel ghiaccio si scivola, e so per certo che poi nell'Alaska questi pneumatici non andranno bene. Allora, qui sfondiamo e andiamo dritto, perché non abbiamo paura completamente di questo rigolo di acqua con questi pneumatici. Ok, stavamo per spaccare una ruota. Andiamo qui e facciamo benzina. No, forse abbiamo un forato. No, 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 ok. Facciamo benzina e proseguiamo dritto. Qui siamo nel paesino, nella cittadina. Avrei preferito qui un po' di gente. Esatto. Qualcosa, un passante, qualcuno che arava il campo, che ne so. Un po' di vita. Non c'è nessuno. C'è solo un cane che abbaia, forse. Peccato, peccato. Sarebbe stato veramente carino. Eh sì, c'è un cane che abbaia. Ma è proprio qua di fronte. Proprio qua. Voltov è la marca. Qui, questo cos'è? Frana scoperto. Frana? Abbiamo un problema di frane, continuano ad abbattere la nostra infrastruttura, ma non abbiamo risposte per fermare. Se potessi dare un'occhiata te ne sarei grato. Non è male. Potremmo farla. Potremmo farla. Prima voglio sbloccare lì però. Tanto che è lì vicino. Ci siamo, goodbye. Ci salutano. Perché lasciamo la città. Qui cosa c'è? Andiamo qua anche. Sblocchiamo pure questa. Nuovo obiettivo. Scoperto. Cos'è che vuole? Andiamo, capiamo. Di soccorritore arrivate, fosse un branco di idioti, sono riuscito a perdere l'intero rimorchio, ti andrebbe ritrovare. Ah, un rimorchio, stiamo affossando nel frattempo. Dirigiamoci lì e sblocchiamo anche questo. Magari, visto che siamo qua, potremmo andare a prendere il rimorchio o la frana. Non lo so, o il ponte di legno. Io direi il ponte di legno. Cioè, l'intento è sbloccare. Blocco differenziale assente. Ah, la X che attiva il blocco differenziale ci dice che ci abbiamo il blocco differenziale. Perfetto, l'intento è sbloccare tutta la mappa, potenziarci abbastanza bene. Infatti siamo messi molto bene per adesso, per poi viaggiare in maniera quasi tranquilla per tutta la mappa, e facendoci anche un po' di soldini, in modo tale da poter sbloccare nuovi veicoli. Soprattutto in questo momento ci serve un camion. Allora, ah, vedi che abbiamo un potenziamento adesso. Navigazione, siamo qui. Questo cos'è? Scout 800. Oh, attenzione. Lo Scout 800. Quella è una Jeep che possiamo sbloccare. Quindi potremmo, visto che siamo qua, andar qui.
prendere questo potenziamento. Ah, scusami. Non ci conviene andare per la città? No? Ah, lì è la frana. Ok, andare qui. E poi qui? Ci viene più semplice, no? Giusto? Che è successo? Non vai a retromarcia. Ah, scusate. Cioè, c'ha ragione lui. Non andavi a retromarcia perché c'erano le ridotte. E dovrei mettere la retromarcia per le ridotte. Quindi andare sulla R. Okay. No, passiamo di qua. Rifacciamoci di nuovo la stessa strada di prima. Andiamo di ridotte. Guarda, guarda come cammina tranquillamente adesso. Se avessimo avuto le altre... gli altri pneumatici, così eravamo impastati di sicuro. Bloccati totale. Invece guardate qua come lascia i solchi. Addirittura passiamo qua in mezzo, sradichiamo qualche albero. Andiamo in automatico. Togliamo le ridotte e dirigiamoci verso il potenziamento. Io spero che sia un motore. Spero in un motore. Uè, 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 uè. Che è successo? Ah, quei pali lì sono un po'... ho messo la retromarcia. Quei pali lì distruggono un po'. Vai. Quindi dovremmo andare a destra. Possiamo prendere, lì c'è qualcosa però. Aspetta. Sblocchiamo anche questo. Uncle Andrew. Una spedizione di macchinari importanti verso una fabbrica è stata interrotta da uno sfortunato incidente con l'autista precedente. Ora la tua responsabilità è tutta tua. Prenderei una gru se fossi in te. Ah, quindi la gru. Ah, questa la possiamo fare. Sì, la possiamo fare. Giriamo di qua. E dovremmo andare a salire, giusto? Ah, vabbè, qua è una gran passeggiata. È solamente terra battuta per adesso, niente fango. È veramente easy qua. Guarda come si slitta la macchina. C'è troppo potenza adesso questa macchina, eh. Poi qui dovremmo andare a destra. C'è un cartello, ce lo mangiamo. E si mette a piovere. Giusto giusto nella salita. Andiamo di ridotte, perché qui c'è un po' di fango e non vorrei che ci dia fastidio. Cambio automatico. Mi piace il sistema di cambio, veramente ben fatto. E ci prendiamo il nostro ampliamento. No, non mi dire che è il motore per questa qua. Sì, 8V 5.2 personalizzato. Ma vieni. Questo ci dà diritto. No, però c'è la... c'è la scout lì. Esatto. Andiamoci a prendere la scout, dai. Visto che siamo qua, ci conviene andare a raccogliere la scout. A sbloccare un nuovo veicolo. Da dove si scende, scusa? No, di qua. Per un attimo mi sono perso. Ah no? È proprio di lì? Eh sì, dobbiamo andare di qua. Andiamo. Mi ero un attimo perso. Andiamo a sbloccare la scout. Allora, se non mi ricordo male, perché l'ho vista già la scout, che è Jeep, dovrebbe essere una Ford Bronco. Scusate,
cos'è, anni 60 con la Jeep lì. Una bella Jeep comunque, è un mastodontica naturalmente. Avrei preferito un Nissan Patrol 3003 turbo diesel, onestamente. Sì, quello della Toyota, sì. Della Nissan, scusate. Questo somiglia molto più a un 4Runner della Toyota, questo pick up qua che abbiamo. Ok, scendiamo di qua piano piano. Ok, qui siamo. Dove siamo finiti? Ah sì, proprio dritto di qua e poi a sinistra. È tutto un fangone qua. Buttiamo giù gli alberi. Non è la benzina come se ne sta andando, eh. Anche la pioggia, eh? Qua c'è un solco, però devo dire che ce la caviamo abbastanza bene. Molto molto bene. Suppongo dovremmo andare a sinistra. Sentono i ticchettii della pioggia sul tettuccio della macchina. Riparazione sponde. Ok. Ma non è questo il momento. Oh, qua c'è il pantano. Vediamo se ce la faccio. Perché le ruote dietro si sono bloccate? Ah, perché ho messo sbadatamente, diciamo così. Premi B per togliere il verricello e lui ti mette il freno a mano. Va bene. Se ne giriamo più lenti. Sì, ma non ci ferma. Non ci ferma più nessuno, signori. Con questi pneumatici qui, queste sospensioni e fra poco anche il motore, non ci ferma più nessuno. Ormai manca poco e sblocchiamo anche la Broncomobile, signori. Andiamo di ridotte perché sennò qua non sale. Via. Spero che sia questa la strada, giusto? Eh sì, è questa. Allora, è un po' impervia. Adesso siamo quasi in folle. Anzi, mettiamo il folle. Vediamo se cammina lo stesso. Siamo in folle. Cammina un po' piano. Andiamo di ridotte. Consumiamo un bel po', però. Sale tutto questo. Sì. Vai. Vai. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo. Siamo molto vicini. Gli ultimi 100 metri. Risparmiamo un po' di benzina. Ed eccola lì. Si è intravista. La Scout 800. La Scout 800. Se adesso noi facciamo cambia camion, è nostra. Come vedete c'ha i cerchioni, i cerchi della Fiat, ma ha il blocco differenziale, che è sempre attivo. Quello che noi non abbiamo. Esatto. Bene, signori, direi che per oggi è tutto. Spero vi siate divertiti. Spero che abbiate passato un po' di tempo in relax con me.
Vi ricordo che per supportare questo canale basta un semplice click, un like e un'iscrizione, se vi va. E come sempre, i commenti sono ben graditi, perché li leggiamo tutti. Ma non solo io, anche gli altri che guardano il video. Come sempre, vi ricordo, siete mitici, ed alla prossima. Bye bye!